di sognare, perché non farlo? Ah! Se ti va qua qua qua, o è meglio di là, puoi sempre farlo. Se ritieni che poi sia meglio per noi, allora fallo. Ma fai il tempo che hai, non so se lo sai, dura soltanto un attimo. Se rallenti anche tu, non riesci a capire che non sei eterno, vai perso. Se sei stanco perché non credi più a niente, allora fallo. Cedi, ormai più non vedi, ma ancora mi chiedi, allora fallo. Ma fai il tempo che hai, non so se lo sai, dura soltanto un attimo. Se rallenti anche tu, non riesci a capire che non sei eterno. Questi erano Luca Malonia con Enrico Ruggeri, allora fallo, abbiamo ballato. Mi piace molto il ritmo di questa canzone. Pure a me, infatti abbiamo un po' anche ballato. Anche come si sposa la voce di Ruggeri nel contesto generale, mi piace. Sta per uscire un nuovo album di Luca, insomma una delle penne più raffinate del cantautorato italiano, prima con i De Novo, poi con una splendida carriera solista, e in questo disco ci saranno tanti duetti, ma diamo il buongiorno, il benvenuto, buongiorno da Gambero a Luca Malonia. Buongiorno Luca. Ecco, hai sentito che accoglienza, ecco, ci sono anche questi effetti speciali del Gambero. Noi ti ringraziamo intanto per aver scelto Radio 1 come radio che potrà trasmettere in anteprima e in esclusiva questo nuovo singolo che è Allora Fallo. Ma io ringrazio voi perché, appunto, come hai detto, è il primo singolo estratto dall'album che uscirà fra ottobre, diciamo fino a ottobre, ed è un disco tutto di duetti, per cui si potrebbe anche chiamare With a Little Help from My Friends, perché devo dire hanno risposto tutti in modo fantastico e per me è stata veramente una gioia. C'è tanta gente, appunto Enrico Ruggeri, Carmen Consoli, Morgan, Giada Colagrande, Mario Venuti, mio figlio, e poi ho ripreso anche un duetto con Battiato che avevo già edito, era uscito già una quindicina d'anni fa, ma l'ho proprio scarnificato. Ho messo l'essenziale, voci, chitarre, due archi, perché è un brano che entrambi amiamo molto. Beh Luca, noi ancora ricordiamo quando Battiato disse che voleva fare il tuo corista, e ci tende a specificarlo, in un esatto. Sanremo di qualche anno fa. Ma Battiato è veramente, oltre tutti, è un personaggio incredibile. Lui mi ha detto: io non voglio rovinarti il Sanremo, vengo, ma tu dia tutta la stampa che ti faccio da corista. Ma Franco, che dici? Di così, va bene. È stato veramente fantastico. Beh, anche perché come si può contestare Franco quello Battiato? Quello che dice Franco Battiato. Non è facile. Devo dire che è stato fantastico. E niente, questo primo singolo è un invito a vivere la vita. Il brano si chiama Allora Fallo, in modo attivo, perché insomma il tempo vola, non siamo eterni, per cui se vogliamo realizzare i nostri sogni dobbiamo esserci, mettersi in gioco, insomma l'invito è quello. Assolutamente, siamo noi gli artefici del nostro destino, e per cui bisogna vivere la vita in modo veramente attivo, perché è importante, giusto sia così, anche a livello intellettuale, anche come coscienza critica, però esserci sempre. Ed è raccontata in modo un po' surreale questo invito, insomma è posto in modo molto particolare.
Sì, sì, è chiaro, è un gioco di parole che si poggiano su un ritmo molto incalzante e che va dai sogni alla disperazione, momenti di caduta, però c'è questo continuo incitare, allora fallo, se vuoi andare avanti. L'importante, ricordiamoci tutti che non siamo eterni, purtroppo la nostra permanenza terrena è un lasso di tempo così, destinato a finire, per cui cerchiamo di viverlo nel modo migliore. Luca, sarà un po' l'invito, questa filosofia sarà un po' l'invito che ci sarà in tutte le tracce dell'album che stiamo aspettando? Ma sarà un disco anche più intimo, per scelta. Questo è uno dei due o tre brani, mi pare, più ritmati, e mi sembrava giusto iniziare con questo, un brano dove appunto Enrico Ruggeri ha risposto subito con tanto affetto. Peraltro lui canta due brani il disco, gli è piaciuto talmente tutto il mondo, diciamo, dell'album, che ha accettato con mio estremo piacere, e mi sembrava l'inizio giusto per rappresentare quello che poi sarà tutto il lavoro completo. A questo punto siamo curiosissimi di sapere di che cosa parla la traccia che hai fatto con tuo figlio. Ah, guarda, con mio figlio era, dato che appunto è diventato veramente un album di duetti, e lui fa il mio mestiere per piacere suo, o forse per colpa mia, questo ancora non l'ho capito, però sicuramente io sono strafelice, perché capisco cosa vuol dire inseguire il cuore, quello che ho fatto io 30 anni fa, e il fatto che sia ancora qua a fare musica vuol dire che insomma è stata una bella gratificazione. È un brano che parla di vita, sostanzialmente, come porsi nella vita nei confronti degli altri, nei confronti dell'onestà, nei confronti del rispetto, ecco, degli altri, per cui mi sembrava carino dividere le strofe fra padre e figlio. Luca, quanto ci hai messo a tenerli tutti insieme in questo disco, a rincorrerli su e giù per l'Italia? Guarda, per registrare? Ho colliti, ulcere, c'ho di tutto. No, devo dire, sono stati tutti molto carini, però è stato un lavoro veramente lungo. Ho iniziato prima di Sanremo a sentire Enrico, che poi ha partecipato con i Negrita il giorno dei duetti, e ho avuto, perché poi sai, adesso in era di internet, se ci mandiamo, ci scambiamo i file delle orchestre, delle voci, di tutto quanto, ho avuto le ultime cose da Morgan, fai conto, 10 giorni fa, per cui insomma 6-7 mesi di... Non avevamo dubbi che Marco sarebbe stato Marco, l'ultimo a mandarti i file. L'ultimo a mandare, però devo dire onestamente, grandissimo talento, è una canzone, poi la sentirete più in là, che proprio credo sia perfetta per le nostre due voci, e lui ha curato lì anche gli arrangiamenti, per cui sì, sono veramente contento. Quindi a novembre possiamo aspettare l'uscita di La Piramide, giusto? Sì, un paio di mesi e ci siamo. Primi di novembre, sì. Benissimo, benissimo. Beh, Luca, allora noi ti ringraziamo per averci introdotto questo nuovo lavoro, e ancora davvero per regalarci in esclusiva per Radio 1 questo nuovo singolo, così scopriamo insieme con i nostri ascoltatori. Io ringrazio voi per questo splendido battesimo e speriamo che mi porti fortuna, dai. E allora, sicuramente grazie, sarà così. Ce lo ascoltiamo tutti insieme con gli ascoltatori di Un Giorno da Gambero e di Radio 1. Grazie ancora a Luca Madonia. Grazie e a voi. Presto. Grazie, ti Luca. Aspettiamo. Ciao. Qui in studio, ovviamente. Un giorno da Gambero.